Per festeggiare il suo 30° compleanno in Calabria, Camper Club Sila ha organizzato il raduno nazionale d'autunno. Una piacevole tradizione che in questi 30 anni ha visto un crescente interesse degli appassionati camperisti, con arrivi provenienti da quasi tutta Italia. In 10 giorni a cavallo del mese di ottobre e gli inizi di novembre, oltre 70 equipaggi si sono ritrovati nel parcheggio riservato dal comune di Rende alle porte di Cosenza. Il ricco programma degli organizzatori ha visto, tra l'altro, l'integrazione di altri eventi come l'Oktoberfest Paulaner in Tour, la nota festa della birra di Monaco di Baviera, che quest'anno ha fatto tappa nella città cosentina, e la festa del cioccolato svoltasi nella centralissima Corso Mazzini. Due manifestazioni che hanno attirato tanti visitatori e turisti e che i partecipanti del raduno hanno dimostrato di gradire tantissimo, così come la visita della città Abruzia, grazie al supporto della signora Paola Morano, guida turistica professionale. La natura itinerante del raduno ha visto la colonna dei camper dirigersi verso la Sila, all'interno del Parco Nazionale, con tappe intermedie che hanno coperto gli interessi naturalistici, storici, enogastronomici e la visita di antichi borghi come Caccuri, aggrappato sul monte con il suo antico castello e gli scorci paesaggistici e architettonici che regala. In questo borgo medievale, nel mese di agosto, si tengono le giornate medievali, manifestazione che richiama turisti e curiosi. In questo borgo gli oltre 170 partecipanti hanno preso parte alla cena sociale sul sagrato della Chiesa Madre, degustando prodotti tipici del luogo in una suggestiva atmosfera di allegria, sapori antichi e musica popolare, con rappresentazioni di maschere popolari tra i tavoli. Merito degli organizzatori del Calabria Camper Club Sila di aver saputo mixare un programma ricco e variegato, anche con soluzioni integrate della mobilità, come il tour sul trenino storico, che si è inerpicato sui monti della Sila, regalando tante emozioni ai partecipanti, allegria e una visione del territorio senza fretta, in pieno spirito del turismo en plein air. Ma il 30° raduno autunnale del Club Cosentino ha visto anche un singolare appuntamento riservato ai camperisti, la prova di abilità alla guida del camper. Nell'ampio piazzale si sono alternati i capi equipaggi, con prove di abilità e messa in sicurezza. Piacevole sorpresa per il primo classificato, che è risultato essere una camperista, la signora Anna Maria Pellegrino di Salerno, che guida il suo camper da ormai tanti anni. Una significativa testimonianza sul campo che il gentil sesso sa come gestire al meglio anche la propria casa su ruote.